Ciao a tutti ragazzi, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Proseguiamo con la nostra serie di Ark, il cui primo episodio ha avuto un esito positivissimo, quasi 2000 like. E abbiamo superato di gran lunga le 10.000 visualizzazioni, quindi ragazzi continuiamo così a bomba. Veramente, se questa serie vi piace, fatemelo capire con tanti pollici in su. Non ci diamo un limite, cioè non voglio dire facciamo almeno 1000 like, no, però andiamo avanti così, tantissimi like, tantissimi commenti e condivisioni, e così mi fate capire che vi piace e vi porto una serie effettiva di Ark sul canale. Al solito, se non c'ho raschino non sono contento. In questo episodio di oggi vi vorrei mostrare come si tama una creatura. Tama, che termine nerd, tradotto dal termine morp. Inizia a piove sempre sul bagnato. Figata ragazzi, mi blocco un attimo. Quando piove si recupera l'acqua, altra genialata del gioco, perché l'omino tira fuori la lingua e beve. In questo episodio vi vorrei mostrare come tamare, quindi addomesticare una creatura. Partiamo con qualcosa di piccolo, quindi o un dodo o un dilofosauro. Non andiamo sul raptor, perché al momento ci vuole ancora tanto tempo. Cosa fare? Le prime cose da fare. Allora, indubbiamente le prime cose da fare sono levellare fino a che non sbloccherete la fionda. La fionda, se non mi ricordo male, si sblocca a livello 3, a livello 4, cioè una delle prime cose che si sbloccano. Quindi, prima di tutto, io sono a livello 11 ora. Cercate di levellare il più possibile uccidendo bestie o anche tagliando legna e cose del genere, fino a craftarvi questa qui che è la fionda. E poi, passo successivo, una volta craftata la fionda, andate semplicemente in giro per le spiagge. Se non avete l'accetta per prendere magari le rocce, andate semplicemente in giro per le spiagge. No, queste sono conchiglie, mi sbaglio sempre. Andate in giro per le spiagge e con il tasto E prendete un po' di rocce, perché le rocce, come vedete, sono quelle che noi poi useremo appunto da tirare con la fionda. Quindi ogni roccia è un sasso da tirare con la fionda, e lì davanti a me vedo già un dilofosauro. Però la prima cosa da fare prima di abbattere appunto un dinosauro e buttarlo giù incapacitato, vi ricordo, non attaccate le creature né con l'accetta né col piccone, perché rischiate di ucciderle. E la creatura deve essere svenuta, giustamente, non uccisa, non è che siete Gesù Cristo che la riportate in vita. Quindi prima cosa da fare, procuratevi un po' di carne per tamare i carnivori, o nel caso un bel po' di bacche e frutti per tamare gli erbivori. Intanto noi, come prima cosa, visto che qui c'è una tartaruga che se vi prende vi scanna, però è molto lenta e con la fionda ci si fa bene ad ammazzarla, andiamo dalla tartaruga gigante e la ammazziamo questa completamente. No, alla musica. Sta musica di merda la devo levare. Ok, scusate ragazzi la musica altissima, ma più si regola in questo gioco più alta. Vi consiglio di tenerla la musica, perché quando parte sta musichetta si capisce che qualcosa si sta attaccando. Allora, come prime cose da costruire, già a livello 1 o 2 ci costruiremo il piccone e l'ascia. Altra figata del gioco, cosa cambia? A parte il danno che fanno queste armi, se si va su un albero, con il piccone si prendono più touch e meno wood, con l'accetta si prendono più wood e meno touch. Stessa cosa dalle creature, con l'accetta prendiamo più pelli rispetto alla carne, col piccone prendiamo più carne rispetto alle pelli. Quindi noi prendiamo il piccone, perché a noi servono le carni per un carnivoro. Quindi picchiamolo, vedete la vita lì sta scendendo, picchiamolo fino a che non muore. Dai, 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 è tipo a metà vita, ok. E moi, cazzo, quanto ci vuole, è morto. Oh, la creatura è morta e ora prendiamo la carne. Ok, abbiamo preso esattamente 7 carni che ci dovrebbero bastare per il dilofosauro. Passo successivo, che se non sbaglio non ne ho nemmeno una, dobbiamo prendere dai cespugli normali. Quindi anche da questo togliamo l'arma e dobbiamo prendere le narcoberry. Le narcoberry sono delle bacche che, occhio a ingerirle voi perché vi addormentate, l'omino cade in torpore. Le narcoberry vanno date alla creatura per tenerla addormentata, e poi gli si dà la carne per tamarla. Saltiamo, prendo un po' di narcoberry, poi riprendo col video. Allora, girovagando nei cespugli, abbiamo preso
17 narcoberry. Non penso che basteranno. Comunque vi ricordo che più il dinosauro è grande, ovviamente più narcoberry ci vorranno e più carne o comunque frutta, verdure ed erbe ci vorranno per tamarlo. Quindi vediamo se nel caso dovessero bastare per un piccolo dilofosauro. Cazzo, ieri sera abbiamo provato, ragazzi, guardate il coccodrillo gigante. Guardate il coccodrillo gigante, che spettacolo. Ieri sera abbiamo provato a tamarlo, quello lì. Vieni qui, cacchio di coso. Preso! Che mira. Allora, ha fatto la cacca. Tra l'altro l'ho fatta anch'io, ho appena cagato. Ok, steso. Ora, come vedete, è per terra incapacitato. Speriamo che il coccodrillo non abbia fame. Passo successivo, cosa dobbiamo fare? Ci avviciniamo alla creatura e premiamo il tasto E. Prendiamo le narcoberry, gliele spostiamo nell'inventario e spostiamo anche la carne cruda. Vi ricordo, il dilofosauro è un carnivoro, quindi ha bisogno di carne. E vediamo i livelli, come fame è al massimo, per quanto li stia scendendo un po', come torpore è 78.8 su 87. E sta scendendo velocemente, questo perché il... Che cazzo è? Mi sono cacato. Questo perché un dilofosauro si sveglierà molto facilmente. Quindi dovete stare sempre qui, cliccate sulle bacche e fate remote use item, così. E quindi gli rialzate il torpore. Dovrebbero bastare forse. La fame a 463 su 495. Se vedete che la fame si abbassa troppo, ancora una volta cliccate sulla carne e fate remote use item. Non lasciate l'inventario della fame senza oggetti, cioè l'inventario senza oggetti di cibo, quindi carne, bacche o cose del genere, se no il timing si ferma. Come vedete sta salendo non molto velocemente, ma diciamo abbastanza. Primo livello ci dà il torpore, secondo ci dà la percentuale di timing. La creatura è ferita, perché 87 punti ferita su 130, quindi io gli do un'altra carne e gli alzo il torpore usando due bacche. Ok, ora aspettiamo ovviamente che la barra del timing sia salita un po' di più. E nel frattempo, visto che la carne è un po' più carne li date, più percentuale di tamarlo c'è, andiamo a prendere un altro po' di carne. A costo di morirci voglio provare a tirare giù con la fionda il coccodrillo gigante. Magari se arriva a colpirlo prima di tutto. Oh, l'ho preso? No. Oh, a coccodrillo! Oh, mancato. Ma è fermo? È bloccato? Eh sì, è bloccato. Vabbè, visto che è bloccato noi ne approfittiamo, così ci abbiamo un casino di carne per il dilofosauro. Ce ne vorrà, per buttare giù un coccodrillo con la fionda, però. Dai, crepa. Oh, che palle. Vabbè, ragazzi, immaginatevi Pierino preistorico con una fionda che prova a buttare giù un coccodrillo. Cioè, auguri, veramente. Oh. Andiamolo a picchiare col piccone. Ok. Veloce, 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 che non vorrei che mi si svegli. Le sto spaccando la testa. Ok, abbiamo tantissima carne per il nostro piccolo dilofosauro. Tra l'altro sono anche passato di livello e non ha più carne. Ecco, ecco, se no scende la percentuale. Gli diamo 20 di carne, subito, immediatamente. Ok. E tra l'altro gli diamo anche qualche narcoberry, perché sembra che stia cercando di svegliarsi. Quindi lasciamolo con 4 narcoberry. Come vedete siamo almeno a metà della barra del taming. E visto che sono passato di livello, vi ricordo che dovete premere il tasto I, mettere un punto skill ogni livello a quello che preferite. Io al momento sto alzando il weight, che ogni punto che mettete sono 10 punti in più di carico che potete portare. E poi sbloccate le cose, i perk successivi, cioè le ricette per le cose che vi interessano. A me al momento mi piacerebbe iniziare a costruire un po' la casa in legno. Quindi vediamo un po' cosa posso fare. Crop pilot, vabbè, vi scegliete quello che vi interessa. Ah, sì, la porta di legno. La rampa di legno. Mi sono rimasti 7 punti, 7 punti, 7 punti. Potrei fare la flag, che praticamente è la bandiera col simbolo del clan o la scritta del clan da piantare vicino a casa. Dai, direi che il timing è più sopra di metà.
direi di dargli altre due narcoberry, andare a decespugliare un po' e poi alla fine vi faccio vedere. Ragazzi, ci siamo quasi, il timing è quasi finito, te vattene, non ti provare a attaccare il mio piccolo fiocco, perché è il nome che gli darò. Ovviamente in tutti i giochi dove tamo una creatura lo chiamo sempre fiocco, lo so, mi piace. Allora, diamogli le ultime narcoberry. Vai. Quindi, il torpore. Sì! Hai tamato un dilo, un dilofosauro. Abbiamo tamato un dilofosauro. E a questo punto, il dilofosauro è il nostro amico. Lo chiameremo Fiocco. Gli diamo il nome. Facciamo accetta. Guardate che figata. E poi premendoci con il tasto. Allora, premendoci con il tasto E, entro nell'inventario. Barra dell'esperienza, ragazzi. Tenetevi questo arc. È il più bel survival. Ottimizzato a merda. Faccio 34 fps. Però... c'ha tutto, guardate, barra dell'esperienza, ragazzi, pronti, il vostro dinosauro tamato, c'è il T-Rex alla fine da tamare e da cavalcare, ma quello è un altro episodio. C'ha l'esperienza, quindi passerà di livello come un Tamagotchi, non lo fate morire, ovviamente, perché sarà, c'hanno il permadeath. La fame, la stamina, il food, il carico che può portare, quindi più passa di livello, più fa danni, acquisisce abilità, ma ricordatevi anche di dargli da mangiare. Io ad esempio ora clicco su di lui così... e faccio remote use item. Le creature tamate, a differenza di quelle selvagge, ovviamente come in natura, ricordatevi che non si cacceranno il cibo da sole, quindi sarete voi a doverli dare, come è normale, un gatto per strada, un gatto addomesticato che ha perso tutto proprio l'istinto felino. E questo uguale. E poi, come vedete, Fiocco livello 3, tenendo premuto il tasto E appare il menu radiale. Li possiamo cambiare nome, unclaimarlo, assolutamente no, lasciarlo libero. Li possiamo dare l'ordine, vedete, disable following, ora non mi dovrebbe seguire, infatti no, rimane lì. Se invece faccio così e faccio enable following. Andiamo, Fiocco! Fiocco, guardate che bellino, Fiocco che mi segue, ragazzi, ma dove lo trovate? Un survival dove si può tamare veramente una creatura e portarsela dietro. E poi... l'aggressione tua aggressiva, quindi volete che sia aggressivo o vede avvicinarsi qualcuno, l'attacca? Io direi di no. No, 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 ho sbagliato. Vieni qui, vieni qui. No, 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 t'ammazza! Fiocco! 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 Vieni via! Scappa, Fiocco! 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 Vieni via, Fiocco! Fiocco! Fiocco, il cazzo! Vieni, Fiocco! Merda, lo devo aiutare. Ma me l'ammazza. Tartaruga. Vaffanculo, tartaruga di merda, vaffanculo! Vaffanculo, tartaruga di merda! Vaffanculo, mi vuoi uccidere, Fiocco, no! Fiocco! Fiocco! Sono di merda! Lascia stare Fiocco! No! Merda! No! Cosa vi dicevo? Vaffanculo! Vaffanculo! C'è l'ottamatore già morto! Fiocco! No, calo di FPS assurdo. Comunque, ragazzi, sì, ma come mai sti cali di FPS così disumanamente disumani? Allora, io mi fermo qui, ragazzi. Hashtag povero Fiocco, mi raccomando, ci vuole, voglio tanti hashtag in onore di Fiocco, porca pu... Vabbè, ci ho messo 10 minuti, di video per tamarlo. Però che palle, ci tenevo, va bene, tomberò un altro e farò Fiocco 2. Ragazzi, hashtag povero Fiocco, mi raccomando, se volete vedere questa serie di arc, andare avanti tantissimi pollici in su. Ragazzi, ne abbiamo fatti quasi 1900, quasi no, forse 2000, ho perso il conto, 2000 al primo episodio. Facciamo altrettanto, fatemi vedere un sacco di like per questo episodio di Taming, come addestrare appunto l'animale e... povero Fiocco. Ricordo, ragazzi, che abbiamo aperto il server, quindi se volete venire a giocare nel nostro server, vi ricordo l'unica cosa che al momento il browser di ricerca server è buggato, quindi una volta su tre vedete il server, purtroppo è così. Se volete sapere nome del server e password per entrare, perché ovviamente è un server privato chiuso con password, o stato da ninja, quindi dal clan FBI, andate sotto e non mi dite Coridan nei commenti qual è il server, ce l'avete scritto in descrizione, nome server, e trovate anche la password, quindi fatevela prendere bene, al prossimo episodio. Povero Fiocco! Oh.